Vai. Allora, riprendiamo, buonasera a tutti anzitutto, e riprendiamo il nostro discorso sulla cucina circolare con Angela Paola Alessandrini. Oggi è la terza serata, quindi è un argomento ricco, diciamo così, di concetti interessanti che ci tocca tutti, ovviamente, e quindi lo stiamo approfondendo per bene. Allora, direi di partire con la lettura del testo, che è italiano e tedesco. Allora, leggiamo la parte italiana, ovviamente il testo poi lo leggerà se c'è qualche partecipante tedesco. Ah, vedo che ce n'è uno, quindi allora lo leggerà in tedesco. Sara, ich möchte jetzt meinen Bildschirm teilen, denn der Text ist praktisch zweisprachig. Okay? Dann kannst du das mitlesen. Wir lesen Italienisch, aber du kannst praktisch den Text dann verfolgen, Alles klar, deutsche Teil. Ja? danke. Wenn dann Fragen sind, nachher kannst du die Fragen auf Deutsch stellen und ich übersetze. Okay, vielen Dank. So, allora, benissimo, quindi procediamo al nostro modo solito, che leggiamo il testo italiano, c'è il tedesco a fronte e... Benissimo. E io mi sono direttamente collegato qui alla parte, no, a dove eravamo rimasti, che cerco circa una metà, diciamo, a metà del testo. Prego, Angela. Allora, l'altra volta eravamo arrivati a parlare di come gli alimenti si collegano alle varie funzioni dell'organismo umano, quindi diciamo che prevalentemente alcuni gruppi alimentari assolvono a determinate funzioni e avevamo detto che prevalentemente, perché diciamo è così una funzione prevalente, ma non è l'unica. I carboidrati assolvono alla funzione, oddio, c'è un vuoto, energetica, ok, e le proteine assolvono la funzione plastica e i grassi la funzione regolatrice o termoregolatrice cioè all'interno della funzione regolatrice c'è anche il bilanciamento delle cellule, insomma, è tutta una funzione abbastanza complessa. E insomma, avevamo parlato di queste cose. Oggi parleremo invece di una nuova. Queste sono le funzioni, diciamo così, classiche, storiche, come base della scienza dell'alimentazione. Negli ultimi anni, invece, in base alle nuove scoperte scientifiche, in base a degli studi avvenuti intorno agli anni 90 del 1900, è venuta fuori, diciamo così, la necessità di parlare di una nuova funzione. E questa nuova funzione, diciamo, viene chiamata proprio il nutrimento del microbiota intestinale. Il microbiota intestinale è quello che una volta veniva definito la flora intestinale. E perché è stato cambiato il nome? Perché flora intestinale, diciamo così, tende un po' ad essere riduttiva. Perché già flora indica qualcosa di non animale, ma più che altro vegetale, mentre invece il microbiota è composto proprio da una vasta gamma di batteri, virus e non solo tante famiglie, ma in una quantità veramente stupefacente, diciamo così. Alcuni dicono addirittura che sono quasi il 70% rispetto alle cellule umane, cioè noi siamo composti per il 30% da cellule nostre e per il 70% da tutti questi microbi, funghi, batteri che ci hanno colonizzato e che fanno parte proprio del nostro organismo. Cioè noi siamo, loro sono noi, ci costituiscono. E quindi oggi introduciamo questa nuova funzione e questa nuova funzione è strettamente collegata, come vedremo, all'alimentazione e a come l'alimentazione è cambiata e ha influito sul benessere di questo microbiota e di conseguenza sul benessere
nostro. Benissimo. Allora, io devo velocemente allora, tradurre questa parte introduttiva, poi dopo leggiamo, quindi non avrò più bisogno di tradurre perché ci sarà il testo accanto, no? Also, ich möchte nur kurz übersetzen, was Angela als Einführung gesagt hat, dass wir werden uns heute mit dieser neuen Funktion auseinandersetzen. Das ist diese Mikrobiota, das habe ich, Darmmikrobiota, habe ich die Übersetzung gefunden, also auf Deutsch. Und das ist eben einem, besteht aus, wie wir lesen werden, Bakterien, Viren und so weiter. Das ist fast in etwa 70% von unserem Körper besteht und dann der Rest 30% aus Zellen. Deswegen ist es ganz wichtig für unsere Gesundheit. Und wir werden uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt lesen wir also, brauche nicht mehr zu übersetzen, weil der Text ist auf der rechten Seite, also von uns. Ok, Angela, benissimo, vai, partiamo. Allora, la nuova funzione, nutrire il microbiota intestinale. Il microbiota è quell'insieme di batteri, virus, funghi che ci aiutano a vivere. È una popolazione molto variegata, numerosissima e in molti casi ancora sconosciuta. Esistono vari tipi di microbiota, quello cutaneo, quello del cavorale e quello intestinale. Questo insieme di organismi, che viene ormai considerato un vero e proprio organo, venne studiato per la prima volta intorno agli anni 90 del secolo scorso, in seguito ad un'interessante ricerca del dottor Weston Price. Il dottor Price condusse studi in numerose località del pianeta e rilevò come diverse popolazioni, seppur isolate geograficamente e con regimi alimentari apparentemente squilibrati, vivevano invece in buona salute e al riparo dalle più frequenti malattie. Il fattore comune a queste popolazioni era un'alimentazione basata esclusivamente sui cibi naturali del luogo, soggetti a pochissime trasformazioni e carenti di zuccheri raffinati. Ulteriori studi condotti sugli aborigeni australiani mostrarono come le gravi malattie cui erano soggetti anche in giovane età regredivano in brevissimo tempo non appena essi erano liberi di tornare a vivere e ad alimentarsi secondo i metodi tradizionali. Tutti gli studi condussero alle stesse conclusioni. Il microbiota delle diverse popolazioni umane si è evoluto e adattato fin dalle prime migrazioni dei sapiens in base alle disponibilità alimentari del luogo colonizzato. Nel corso del tempo si sono selezionate le colonie di batteri più adatte in base alle disponibilità alimentari, a prescindere che prevalessero vegetali, animali, abbondanza o carenza di grassi. Qua c'è un errore, è eubiosi, senza la R. Sì, può accadere a Ok. volte. Eubiosi e disbiosi. A partire dal 2006, grazie alle tecniche di sequenziamento del DNA, sempre più sofisticate e potenti, gli scienziati iniziarono a decodificare il genoma batterico del nostro microbiota intestinale. Questa decodifica fornì la prova scientifica del ruolo svolto dal microbiota intestinale nei processi digestivi, nelle varie funzioni metaboliche e nel sostenere il sistema immunitario. L'approfondimento degli studi sul genoma del microbiota rilevò che ogni individuo ha un suo microbiota specifico, ereditato per oltre il 70% dalla madre al momento della nascita. È emerso inoltre che una distribuzione e un bilanciamento di famiglie batteriche siano comuni a tutti gli individui sani. Questa condizione di equilibrio viene chiamata eubiosi. Allo stesso modo, il microbiota delle persone malate si presenta impoverito e scarsamente diversificato, con prevalenza di famiglie patogene. Questa condizione di squilibrio viene chiamata disbiosi.
Oggi è stato ampiamente confermato come lo stato di disbiosi non sia semplicemente un sintomo di malattia, bensì esso stesso causa di malattie a carico degli altri organi, di infiammazioni, di disturbi del sonno e dell'umore, fino ad essere associato a numerose forme di depressione. Il microbiota, infatti, comunica attraverso le sostanze chimiche che produce, tra le quali anche alcuni ormoni, direttamente con il cervello e con tutti gli altri organi. Dal cibo Vogliamo vedere se ci sono già prime domande o leggiamo un altro poco? Sì, come preferite. Vediamo un po' se ci sono. Ci sono Io del. Ah. avrei una domanda. Benissimo, Cioè, non è allora una domanda. facciamo un breve giro di domande e poi riprendiamo. Buonasera Domenico, vedo che si è aggiunto Stefano. Benissimo, vai. Io avevo già letto da qualche parte questa cosa che gran parte di questi, come definiamoli, batterio, Organismi, microorganismi, penso che si possa microrganismi dire. si ereditano dalla madre durante il parto. Ho letto anche che però c'è una differenza tra parto naturale e parto cesareo, cioè le donne che non partoriscono con il parto cesareo, cioè non naturale, bensì, stavo dicendo Sondern, bensì, è una confusione linguistica, cesareo, praticamente non riescono ad avere questo complesso di microrganismi. In questo caso la domanda è in qualche modo una mancanza che ci si porta dietro per la vita o si può compensare con una certa alimentazione o è una leggenda metropolitana, o tutte e tre, o non lo so. Vuoi tradurre, Però. mentre Angela un attimo ci riflette sulla risposta, vuoi tradurre velocemente, sintetizzando molto per Sara? Ja, ich habe gesagt, dass ich habe schon gelesen, dass die Menschen haben normalerweise diese Microbiota, Mikroorganismi, microbiota, Camanzaghi, dieses microbiota. microbiota, sie haben diese Mikrobiota. Von Mama, von Mutter. Von Mutter. Aber ich habe auch gelesen, troppe parole che non conosco. Ich habe auch gelesen, dass wenn das passiert, besonders wenn die Frauen haben eine Kaiserschnitt, parto naturale, natürliche Geburt oder Kaiserschnitt, l'altro si chiama. natürliche Geburt. Und nicht, wenn sie aber einen Kaiserschnitt. So Esatto. ist das die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit ist, wie kann man machen zu integrieren? Und können wir etwas Besonderes essen und so weiter? Das war die Frage. Perfetto, molto bene. Sì, perché a volte, Difficilissima sai, questa. no, ma sai perché ti spiego? Perché ti mancano non i termini diciamo, del linguaggio filosofico, quelli lì che ti mancano le parole, a volte accade anche a me, quelle parole più Vabbè, semplici della parto vita, cesareo, non ho avuto cioè, ancora l'occasione di appunto, usarle. appunto, cioè, quindi questa è solo una questione di tempo, no? Di vivere in Germania tanto tempo e poi pian piano si sente. Però per il resto va benissimo come traduzione, la maggior parte delle parole le sai, quindi, e poi soprattutto la forma grammaticale che è complicata, manca una parola, no? Ma la forma grammaticale che è complicata. Benissimo, allora, Angela. Sì, è vero quello che hai letto, non è una leggenda metropolitana. Ed è vero anche che c'è questa differenza tra il parto naturale e il parto cesareo. Perché? Perché ovviamente la nascita tramite parto naturale viene comunque avvenendo ovviamente nelle zone intime e viene necessariamente il feto a contatto con, diciamo così, delle zone interessate da questo microbiota. Per cui sicuramente con il parto naturale c'è un maggiore innesto di questi organismi. Tra l'altro, è talmente vera questa cosa qua che madri che hanno degli squilibri del microbiota magari tendono a trasmettere gli stessi squilibri ai figli. Infatti, generalmente madri che hanno problemi di stitichezza, per esempio, quasi sempre trasmettono questo problema alle generazioni successive, quindi ai figli.
Per cui sicuramente sì, poi ovviamente l'allattamento al seno è un'altra fonte di trasmissione di microrganismi, di batteri. Quindi diciamo che in qualche modo questa viene compensata perché poi attraverso l'ambiente nel quale si vive, attraverso l'alimentazione, comunque ognuno di noi forma un suo microbiota. Per Non è un cui. imprinting a vita, questa era la. No, è un imprinting a vita, nel senso che quelle famiglie che colonizzano l'intestino del neonato nelle prime fasi sono quelle che poi rimarranno comunque stabili. Poi se ne aggiungeranno delle altre, per esempio tutta la fase di allattamento, no? Perché a un bambino all'inizio bisogna dargli il latte e non può mangiare dei cibi solidi, proprio perché non ha l'intestino adatto a trasformare, digerire e assimilare dei cibi complessi. Si Per va esempio, ancora formando il microbiota, non sarebbe in grado. Nel sintetizziamo caso. velocemente sintetizziamo un po' velocemente soltanto l'essenza. Che, allora, sì, allora, Angela at bestetis was Rosanna gesagt hat, das sind dettati stesso, das praktisch die. Diese Mikrobiota ist, wird besser übertragen, wenn eine natürliche Geburt ist und nicht jetzt ein Kaiserschnitt. Und das ist auch ganz wichtig, die Milch von der Mutter, dass dadurch diese Muttermilch kriegt auch das Neugeborene die entsprechenden Organismen, die er braucht, also diese Mikroorganismen. Vabbè, no, proprio così, giusto ovviamente per dare il senso di quello che stiamo dicendo. Vai, Rosanna. Volevo fare un'altra domanda, Sì. ma praticamente un bambino che nasce col taglio cesareo e che non ha ricevuto l'allattamento, dove se li procura Se li queste cose? procura, se li procura attraverso gli Il alimenti, mercato nero dei batteri. se li procura attraverso gli alimenti, se li procura attraverso l'acqua, comunque noi veniamo continuamente colonizzati, però ovviamente cioè, lo stesso modo con cui poi si procura il morbillo o si procura, che ne so, l'influenza o qualunque altra malattia. Però Chiaro. comunque immagino che il parto sia solo il momento finale della gestazione dei 9 mesi, quindi quei 9 mesi ha già tempo se vuoi, per, No, no, perché no, ah, no, perché è proprio, attraverso la placenta non la passa. placenta della nascita. Quindi Questo è la prima importante. colonizzazione avviene proprio nel momento del Nel parto. momento del parto, quindi allora è Esatto. Però poi, essenziale, allora, la modalità del parto certo. è essenziale, allora, se non l'avevo Sì. capito. Ah, perché io sono nata con parto cesareo e per problemi di salute nel neonatale non sono stata allattata moltissimo, Diciamo, quindi mi chiedevo dove mi fossi procurata la mia scorta di. te la sei procurata tramite gli alimenti, ovviamente, con perché la poi anche ciclocucina della mamma. il microbiota comunque cambia, no? Perché infatti c'è un bellissimo video che è in una delle note dei link che ci sono, dove spiega proprio come avviene la colonizzazione. È quasi un cartone animato. E la prima differenziazione, per esempio, avviene quando il bambino va all'asilo, che comincia a mangiare dei cibi diversi rispetto a quelli che mangiava in famiglia, e là comincia ad avere i primi mal di pancia, Certo. insomma, i primi problemi. Poi un'altra diversificazione avviene durante l'adolescenza, quando comincia a frequentare magari pizzerie e locali vari con gli amici, magari anche cominciano le prime bevutine di birra, di alcolici, e anche là il microbiota comunque affronta di nuovo delle cose che non conosce e quindi man mano si adatta. Allora, das habe ich gesagt, ganz schnell, so das Wesentliche sagen, dass das ganz wichtig ist, dass dieser Augenblick der Geburt, weil bei der Geburt ist das erste Situation, die erste Situation, das Kind diese Mikrobiota, diese Mikroorganismen bekommen kann. Und deswegen ist ein großer Unterschied zwischen Kaiserschnitt oder natürlicher Geburt. Und dann später, wenn das Kind zum Beispiel einen Kindergarten besucht, dann es wieder bekommt neue Organismen, nur das Essen ist anders als zu Hause. Und so, wenn nach der Pubertät beginnt auszugehen und so weiter. Molto bene. Allora avrei pure una domanda a questo punto. Può essere che quando ci si trasferisce, ovviamente è accaduto a me, ma a tante altre persone, no? Tipo a me.
Cioè, quando si sente, allora, addirittura quando ero ragazzo e facevo i viaggi di notte in treno con tutti i lavoratori italiani, non mi dicevano: ma l'aria è diversa, io non sto bene perché l'aria è diversa. Io dice: ma com'è possibile? L'aria è diversa in generale, questa è la stessa. E invece hanno ragione, cioè, come hai detto tu, no? Che dipende da dove si vive, che dove tu vivi, c'hai un'aria, un'acqua. E quindi alimenti tuoi e ti sei nel corso degli anni e delle generazioni. È così che anche quindi quando uno si trasferisce, diciamo, a vivere in un altro Ma paese. forse più i cibi che l'aria o l'acqua, perché Io riferisco quel che dicevano quelle persone, loro parlavano dell'aria. a me mi Dell'aria. sembra un po' eccessivo. Lo so. Però io anche a me succede quando viaggio, a parte l'ultimo viaggio è stato veramente patologico, rischio ricovero in Marocco, lì ho Ah, dato mi veramente un ricordo. proprio della. Però voglio dire, quando si viaggia, soprattutto all'estero, si incontrano cibi diversi per quanto si sta attenti, l'intestino. Ne risente, certo, sì, ma questo è verissimo questo, è verissima l'acqua, perché l'acqua nelle varie zone del mondo non è sempre uguale, già pensiamo alle acque più o meno calcaree, alle Certo. acque più o meno mineralizzate, alle acque più o meno pulite, soprattutto. Quindi l'acqua è fondamentale, per Certo. esempio, anche perché il microbiota intestinale, diciamo così, è proprio quell'organo che fa assimilare gli alimenti, e questa assimilazione avviene in larghissima parte anche grazie all'acqua. Quindi l'acqua è fondamentale. L'acqua è fondamentale. Che volevo dire? Sono importanti gli alimenti, quindi cambiare un'alimentazione più gra per esempio io semplicemente dall'Italia quando vado in Francia e magari ho occasione di mangiare, che ne so, più burro, più formaggi e quindi comunque in qualche modo ne risento. I Quindi, microrganismi, per esempio, sono molto diversi da zona a zona. Quando io sono stata in Francia ho portato con me il lievito madre. E poi l'ho riportato indietro quando sono tornata e confrontandolo con quello che avevo lasciato qua a casa, aveva un colore diverso, un profumo diverso. Quindi c'è veramente molta differenza a livello proprio di ambiente, di microbi e di batteri, anche spostandosi semplicemente di qualche chilometro. Quindi figuriamoci facendo lunghi viaggi. quindi abbiamo spiegato, quindi non è un fatto di gusto, che tu ti sposti e dici là si mangia male, invece si mangia bene. Non è un fatto di gusto, è proprio un fatto, diciamo, Fisico. di qualità, diciamo, di biologico, ecco, Sì. non di gusto. Benissimo. Anche Adesso di vabbè, gusto, però, diciamo, c'è molto di biologico. sì, diciamo, c'è molto di biologico. Adesso da una ganz kurze Erklärung, perché fratte, mi jemand woanders lebt, zum Beispiel wechselt seine die Nation, das Land. Dann eben hat auch Probleme, weil man es gewohnt mit anderen Mikrobiota, also mit anderen Mikroorganismen, also in seinem Land. Und dann zum Beispiel gibt viele natürlich, die woanders leben, woanders wohnen. Und dann hat man Probleme, nicht weil das nicht so gut schmeckt, oder weil es wirklich anders sind die Mikroorganismen. Das haben wir besprochen. Stefano, alza la mano, prego, Stefano. Sì, avevo più che altro un commento da fare riguardo queste molto interessanti discussioni, questi elementi che Angela sta portando alla luce, proprio appunto riguardo l'ambiente. Adesso riconnettendo un po' con la filosofia, con Hegel dice che la storia si sviluppa secondo la geografia, cioè il territorio è fondamentale, è lì che abbiamo le radici. Anche se non si vede chiaramente a occhio nudo. Però, come possiamo immaginare, c'è un grande impatto e questo è fondamentale. Quindi, appunto, che sia l'aria, l'acqua, quello che sia, ma sono proprio le circostanze, le condizioni che pongono le basi per. E quindi ci sono delle differenze. Quindi, giustamente, il microbiota, molto probabilmente, anch'io ho visto molti studi, insomma, oggi ci sono molte attenzioni riguardo al tema, determina di fatto come è quello che pensiamo, cioè come pensiamo, come ci comportiamo, come ci sentiamo.
diretta o indiretta conseguenza della nostra composizione dell'intestino, che tra l'altro appunto l'intestino è l'organo forse più grande, sicuramente più grande di tutto il corpo. Quindi appunto dicevi il 70% dei microbi è una percentuale molto credibile, cioè una percentuale che è molto verosimile a occhio nudo nel senso. Quindi chiaramente sono tutti fattori corporei che poi fondano proprio anche l'anima, diciamo, fondano anche poi la visione filosofica, tutto. Quindi sono temi molto molto importanti, secondo me. Grazie per queste illuminazioni. Grazie Allora, Stefano, hat gesagt, das sei bene, che gesagt, das partit diese natürliche Bedingungen, die geografische Bedingungen, die natürlich einen Einfluss haben auf wie dann der Körper sich entwickelt und dann auch welche Ideen er hat und so weiter. Gut, va bene, cioè un influsso, diciamo, dell'ambiente chiaramente sugli individui. Prego, allora continuiamo a leggere se non ci sono altre domande. per me va bene. Perfetto. Prego. Non lo vedo ancora. Eccolo. Ok. Dal cibo primitivo a quello processato, il microbiota non ha tempo per adattarsi. Gli studi sulle abitudini alimentari degli aborigeni australiani hanno dimostrato come il microbiota impieghi centinaia di anni a selezionarsi in base ad un dato regime alimentare e quando quest'ultimo viene repentinamente modificato, il microbiota non è in grado di adattarsi con la stessa velocità. I nativi australiani, ancora ai primi del Novecento, erano una popolazione con una dieta pressoché primitiva, non avendo ancora effettuato il passaggio da cacciatori-raccoglitori a coltivatori-allevatori. L'evoluzione del loro microbiota non si era quindi fermata alla preistoria. Costretti ad abbandonare la vita nomade e ad adeguarsi agli stili di vita occidentali, alimentazione compresa, hanno cominciato a sviluppare le malattie metaboliche tipiche del mondo industrializzato, però già in giovanissima età. Questa tendenza ha continuato a ripresentarsi anche nelle generazioni successive, quelle cioè nate già con stili di vita occidentale, mettendo in rilievo come la causa delle gravi malattie metaboliche cui erano soggetti era da attribuire all'impossibilità del microbiota di adattarsi ad una alimentazione industriale. Un attimo solo, Sì. che aggiusto un po' il testo perché ogni volta che lo memorizzo si modifica sempre qualche cosa. Così partiamo. Vai, meglio. Perché questi studi riguardano direttamente anche le società occidentali? Nelle società occidentali l'incidenza delle malattie metaboliche è aumentata nel corso degli ultimi 50 anni. Ad esse si associano sempre diverse forme di disbiosi. Anche in questo caso, determinante è il cambiamento del regime alimentare. L'industria alimentare ci sta portando verso la rapida transizione da alimenti industriali, che già di per sé rappresentano un fattore di stress per il microbiota, ad alimenti processati. Quando parliamo di produzione industriale degli alimenti, facciamo riferimento. Scusa, scusami, vai, mi è scappato là, vai, prego. Ah, ok. Facciamo riferimento a tutta la filiera, a partire dalla coltivazione o dall'allevamento, sino ai prodotti che troviamo nei supermercati. Il nuovo modello di produzione agricola, che a partire dagli anni 70 si è consolidato sulle coltivazioni intensive e sull'utilizzo della chimica, tende ad impoverire i terreni, intervenendo sui cicli biologici dell'azoto, del fosforo, del carbonio. Il risultato sono alimenti vegetali altrettanto poveri di nutrienti. Negli ultimi 50 anni si è perso dal 60 all'80% di contenuto di sali minerali e vitamine.
Nello stesso periodo, la presenza dei residui chimici è aumentata non solamente negli alimenti, ma anche nei terreni e nelle acque. I vegetali prodotti in questo modo perdono la capacità di difendersi in modo naturale dai parassiti. La naturale capacità difensiva dei vegetali si esprime prevalentemente con la produzione di sostanze chimiche. Una delle più note, per esempio, è l'acido acetilsalicilico, il composto che è alla base dell'aspirina. I vegetali non più in grado di sintetizzare queste sostanze fondamentali per nutrire il microbiota, inevitabilmente non sono più in grado di trasferirle a noi attraverso l'alimentazione. La carenza di questi elementi provoca uno squilibrio del microbioma e lo stato di disbiosi. Puoi andare un po' più giù? Un esempio su tutti, il binomio grano-glifosato. Ora, qua poi entriamo nella seconda parte che è proprio della cucina circolare, quindi sì, magari se vogliamo... Una domanda ti volevo fare. Okay. Come sai, sicuramente saprai, in questi ultimi anni stanno avendo molto successo i probiotici alimenti che si vendono in farmacia, che dicono appunto servono a ripristinare, la flora intestinale, ma non è corretto. Secondo te è un valido rimedio oppure è semplicemente un modo per... Un placebo in qualche modo. Allora, un placebo, cioè è valido come elemento oppure semplicemente un palliativo che non serve allora, a niente? Diciamo così, se si parte da un microbiota sano che magari ha avuto dei problemi, per esempio una cura antibiotica dovuta magari a un'infezione, a queste cose qua, possono essere d'aiuto, ma può essere semplicemente d'aiuto anche, non so, lo yogurt oppure comunque alimenti ricchi di fermenti vivi. Possono essere d'aiuto in quel caso perché si tratta semplicemente di ristabilire un equilibrio. Ovviamente una cura antibiotica non è che uccide totalmente tutte le colonie batteriche, né riduce il numero in alcune famiglie, ne lascia sane alcune altre un pochino più resistenti, però diciamo se lo stato è sano, quindi di eubiosi, è... con delle integrazioni è molto facile ritornare allo stato di equilibrio. Ci sono invece degli studi nel caso di gravi disbiosi, cioè veramente di squilibri molto molto gravi, e che hanno è stato provato per esempio a fare un trapianto di colonie batteriche, ma proprio un trapianto fisico attraverso la colonoscopia, sono state impiantate nelle varie parti dell'intestino, perché poi ogni intestino ha una sua specifica prevalenza di alcuni batteri. Sappiamo che c'è l'intestino tenue, l'intestino grasso, quindi in ogni parte del nostro intestino, siccome ogni parte svolge una funzione di assimilazione, in ogni parte sono presenti determinate, cioè c'è un equilibrio diverso rispetto alle altre, e sono stati fatti proprio questi innesti fisici di famiglie batteriche che però non hanno condotto, cioè non hanno avuto successo, perché c'è proprio innanzitutto una relazione tra le varie famiglie batteriche che si forma veramente nel corso della nostra vita, ma che comunque ci viene da millenni di evoluzione. E poi c'è una questione di acidità dell'ambiente, c'è una questione anche di struttura fisica, perché poi non so se vi è mai capitato, l'organismo, l'intestino non è un tubo liscio, ma è formato da tante piccole insenature, e quindi anche queste insenature potrebbero... può sembrare un esempio sciocco, però funzionano un po' come riparo, cioè si vanno ad inserire all'interno dei villi intestinali, quindi hanno anche un luogo che li protegge magari dall'essere portati via dal bollo alimentare che procede nell'intestino. Quindi
diciamo, è tutto un insieme veramente molto complicato e che ha veramente bisogno di un gran... In realtà le famiglie sono due, sono i tre. Vuoi rifare la domanda? Sì. Quali sono i cibi che contengono questi fermenti lattici vivi? Allora, dicevo, ci sono, in realtà sono due, diciamo, ci sono due tipi, ci sono i probiotici e i prebiotici. I probiotici, quindi alimenti che contengono i probiotici, sono tutto ciò che noi consumiamo crudo o a basso, o comunque trattato a delle temperature non eccessive. Perché? Perché essendo dei batteri, essendo dei microrganismi, quindi essendo vita, loro vivono bene così come viviamo bene noi, quindi vivono bene a una certa temperatura e vivono male a temperature che non sono intorno ai 36-38 gradi. Se sottoponiamo un alimento ad una cottura di 100 gradi, ma anche di 70-80, ovviamente, cioè, i microrganismi muoiono. È per quello che cuociamo gli alimenti, no? Proprio per sanificarli da eventuali infezioni, da eventuali contaminazioni. Quindi, per esempio, lo yogurt, generalmente lo yogurt viene prodotto a non più di 40 gradi, non più di 35-40 gradi in base all'acidità. Per cui nello yogurt comunque rimangono delle famiglie che poi comunque si riproducono, e quindi ha una buona quantità di prebiotici, che sono effettivamente questi batteri vivi. Però c'è anche tutta la parte dei probiotici, poi i prebiotici comunque, ecco, per esempio, perché io spingo tanto sulle erbe spontanee? Perché le erbe spontanee, in realtà, vivendo proprio in un terreno ricco di, perché c'è anche un terreno del microbiota, e cioè un microbiota del terreno, dei terreni, quindi vivendo in un terreno ricco di vita, di batteri, di insetti, di funghi, praticamente mantengono questa loro proprietà. Quindi mangiando per esempio un'insalatina di campo, quindi cruda, e tu in quel modo comunque assimili, cioè introduci molta parte di microrganismi o comunque di nutrimento per i microrganismi che comunque fanno parte del nostro intestino. E poi i prebiotici, invece, che è un'altra famiglia, sono quelle sostanze che nutrono il microbiota. E i prebiotici, per esempio, il prebiotico per eccellenza è il pane prodotto con il lievito madre. Perché? Perché il lievito madre è una coltura batterica formata da varie famiglie di batteri più i lieviti, che sono dei funghi. Quindi il lievito è quello che fa lievitare il pane, quindi lo rende morbido. Nel momento in cui noi cuociamo il pane, pur essendo cotto, però tutti questi batteri, tutti questi lieviti che rimangono nell'impasto, praticamente fungono da nutrimento del microbiota, quindi molto utili proprio perché sono il nutrimento naturale.
sono io che non sento bene? Anche io sento male. Okay. Un attimo solo, vediamo un attimo. Un attimo solo, vediamo se la connessione si... Di tutta questa... Angela! Angela, sentiamo male? È scomparsa Angela? Non so se sono io o se... No, no, penso che sia lei, perché noi... Facciamo Angela. Allora una piccola pausa. Facciamo una piccola pausa. Sì. Dopo una piccola pausa dovuta anche a motivi tecnici, riprendiamo ora la, che dà la domanda di Lucia, se non sbaglio. Ma fin dove si era... No, cioè... era l'ultima domanda di Lucia, stavi rispondendo. Dico bene, Lucia? Il tuo audio? Dove eri arrivata? Mi avevi chiesto in quali cibi sono contenuti, sì. Quindi dicevo appunto, generalmente i vegetali crudi sono una buona fonte, proprio perché vivendo... Del pane, del lievito madre. Ah, ok, sì. Quindi, vabbè, faccio un piccolo riassunto. Quindi sicuramente vegetali crudi, sicuramente lo yogurt. E parlavo del pane, però il pane prodotto con il lievito madre, non con il lievito di birra, perché il lievito di birra in realtà è solamente funghi, cioè non ci sono gli altri batteri del lievito madre. E stavo dicendo che nonostante il pane comunque sia un alimento cotto, e quindi diciamo questi microrganismi con la cottura muoiono, però rimangono all'interno dell'alimento e fungono da prebiotici, cioè da nutrimento per il microbiota, per questi batteri, insomma per tutte queste famiglie che vivono nel nostro intestino. Ma poi generalmente diciamo tutto il cibo, infatti adesso qua entriamo un po' nel concetto di cibo sano e cibo non sano, diciamo tutti quegli alimenti che non subiscono troppe trasformazioni, ora al di là della cottura o meno, comunque sono, diciamo così, dei buoni apportatori di vita. Quello che invece non è sano per il nostro organismo è mangiare degli alimenti troppo trasformati, o addirittura, quindi il cibo industriale o addirittura il cibo processato, quello è veramente dannoso. Ma per il nostro microbiota è già difficile, come abbiamo visto, lo studio sugli aborigeni in realtà che cosa ha messo in evidenza? Il fatto che ci sia stato in pochissimo tempo, nel corso della vita di una persona, questi aborigeni sono passati da un'alimentazione praticamente selvaggia, perché non avevano neanche fatto il passaggio a coltivatori raccoglitori, quindi avevano proprio un'alimentazione primitiva, e si sono trovati a doversi alimentare con il cibo al quale noi occidentali ci eravamo abituati nel corso di 2000 anni, e in alcuni casi il nostro microbiota non si è ancora adattato neanche a questo, e loro, questa cosa qua per loro è stata è stato un impatto troppo drastico, e infatti sviluppavano a 20 anni malattie metaboliche che nelle società occidentali, tipo le malattie cardiache, le malattie vascolari, che comunque si sviluppano in età avanzata. Senti, prima quando hai citato questi alimenti o i cibi preferibili per diciamo incrementare il microbiota, per nutrire, cioè, hai detto yogurt, le verdure crude, ricordo bene? Sì, lo yogurt, le verdure. Il pane fatto con il lievito madre. Con il lievito madre. E poi che altro c'era? Qualcos'altro? Perché lo sto traducendo in tedesco, lo solo dire questo in tedesco per la... Sì, diciamo che questi i principali sono questi qua. Questi sono quelli che meglio, diciamo così, aiutano. Poi abbiamo visto che
La formazione del microbiota comunque avviene secondo varie fasi nel corso di tutta la vita. Cioè, comunque, diciamo, ci sono alimenti che favoriscono e alimenti che sono, diciamo, vantaggiosi, sono, diciamo, sì, positivi, e altri alimenti che sono negativi per il microbiota. Assolutamente. Bene. Sì. Ok. Allora, ganz schnell möchte nur sagen, Sarah, dass Angela was Wichtiges gesagt hat, und zwar welche sind die Nahrungsmittel oder die Speise, die gut sind für diese Mikrobiota, für die Bildung oder die Lebenerhaltung, für die Erhaltung am Leben von diesem Mikrobiota. Das sind Joghurt, sind ungekochte Gemüse, also kalt, also nicht kalt, also ungekocht, rohe, sagt man, rohe Gemüse und Brot, aber wenn dieses Brot mit Mutterhefe gemacht ist, also mit also besondere Hefe, nicht mit Hefe aus Bier, sondern Mutterhefe heißt das in Italienisch, weiß nicht, lievito madre auf Italienisch heißt. Molto bene, va bene. L'ho detto velocemente, solo quando ho sintetizzato proprio le cose più importanti. Per spiegare questa cosa, avevo fatto l'esempio del grano e sì, del glifosato. Questa cosa spiega benissimo che cosa accade. Poi non so, cioè di glifosato, insomma, se ne parla frequentemente. Non so se sapete di che cosa si tratta. Spiegacelo, perché noi mettiamo il su YouTube magari. Ok, allora il glifosato in realtà è un erbicida. Perché viene usato un erbicida nella produzione del grano? Allora, diciamo, innanzitutto non viene usato nella produzione del grano italiano, ma viene usato in particolare nella produzione del grano canadese e nordamericano. Se noi pensiamo al grano e pensiamo per esempio all'Italia, la maggior parte del grano, soprattutto il grano duro, viene prodotto in Sicilia, in Puglia, quindi nelle zone calde, perché il grano ha un ciclo di vita che si matura comunque in estate e quindi ha necessità di sole e di poca pioggia, quindi di un clima asciutto per poter giungere a maturazione. La maturazione del grano in realtà che cos'è? L'essiccazione della spiga. Quindi la spiga si essicca, produce i semi che sono i chicchi di grano e questa cosa avviene in estate. Se pensiamo al Canada e al Nord America, non ci viene certo in mente un clima caldo e asciutto come potrebbe essere quello della Sicilia o anche del Nord Africa, dei paesi insomma del Mediterraneo. Per cui, diciamo così, il grano non riesce a completare il suo ciclo vitale nel tempo. Nel periodo che ha a disposizione. Come hanno risolto questo problema? Invece di farlo maturare, lo essiccano, cioè lo uccidono praticamente con un erbicida. Cioè, buttano l'erbicida sui campi di grano e questo erbicida fa seccare letteralmente il grano, ma non lo fa seccare in modo naturale. Lo fa seccare uccidendolo quindi attraverso una trasformazione chimica. La cosa più grave è che avviene praticamente poco prima della raccolta, quindi la pianta non ha neanche la capacità e la possibilità né di metabolizzarlo né di smaltirlo in qualche modo. Per cui tutto questo glifosato rimane tutto all'interno del chicco e poi diventa farina, che poi diventerà pane, pasta, merendine, dolci e qualunque altra praticamente cosa. Questa chimica rimane nell'alimento finito, nel prodotto finito. Certo. Quindi nei nostri primi incontri dicevo, quando nel supermercato incontri un tipo di pasta che costa 40 centesimi, due domande te le fai? Che 40 centesimi non costa neanche l'involucro di però Lucia, non è neanche tanto quello l'indicatore, no. Perché per esempio i produttori di pasta italiani pressoché tutti utilizzano grano di importazione e soprattutto grano americano. E su questo veramente vorrei spendere qualche minuto in più se quanto vuoi costa quel tipo di pasta lì? Ma per esempio, cioè io ora non so se è il caso di fare nomi. No, però no, non li facciamo.
Però c'è stato comunque un... chiunque di voi può insomma andare a controllare. Vabbè, ci sono le paste famose, le sappiamo quali sono, quelle di livello nazionale da tanti anni, che ne so. Poi ci sono quelle più ricercate, magari quelle un po' più esclusive. Vabbè, cerchiamo di evitiamo di fare i nomi. Sì, sì, ok. Cioè, comunque, allora, chiunque magari volesse approfondire l'argomento, c'è stata un'inchiesta di una rivista del settore che si chiama Il Salvagente, e loro hanno proprio analizzato tutte le marche di pasta italiane e hanno fatto proprio una valutazione sui residui di pesticidi e di glifosato. Ora, al di là dei nomi e delle marche, perché in realtà, guarda, sono veramente poche le marche che scelgono di non utilizzare grani di importazione. E questo, allora, come giustificazione danno il fatto che il grano italiano non è di buona qualità, mentre invece il grano nordamericano, che poi praticamente si trova anche la farina in commercio, è la Manitoba in pratica, è di migliore qualità. Allora loro hanno dato come parametro qualitativo il contenuto di proteine. Noi abbiamo detto che il grano è più che altro carboidrati, ma in realtà contiene anche, secondo i vari tipi di grano, una certa quantità di proteine, che possono andare dall'8% arrivare anche al 12-16% del peso. Questa, allora, il grano più la farina, in questo caso, più proteine contiene e più riesce ad essere stabile alla lavorazione meccanica. Quindi c'ha delle performance migliori. Ok? Per le aziende industriali, per le grandi industrie di pasta, ovviamente avere a disposizione una farina che riesce a resistere alle lavorazioni, quindi all'impasto, all'essiccazione, a tutto il processo lavorativo, è chiaramente un grande beneficio. È un grande beneficio però per loro, per il loro processo di lavorazione, che poi però va a discapito comunque della salute dei consumatori. Per due motivi principali, al di là del fatto che questo grano è comunque, diciamo così, innanzitutto trattato con il glifosato, ma poi anche il fatto che viene trasportato, cioè comunque viene dall'altra parte dell'oceano, quindi in container, non sempre si rispettano le norme igieniche. Per esempio, proprio della settimana scorsa, il fatto che sono state arrestate delle persone in Italia, perché queste persone trasportavano dall'Italia alla Romania, mi sembra, comunque ad alcuni paesi dell'est, i rifiuti. Poi voi sentite? No, sono io. Si è congelata Angela. Sono io o è lei? Facciamo un'altra